In queste ore si sta insistentemente e fastidiosamente parlando di un interessamento da parte dell'Inter per Alessandrino Florenzi, erbello de nonna, ragazzi, Alessandrino Florenzi. Qual è il fatto? Ne avevo già parlato in un video un po' di tempo fa, sinceramente io starei malissimo, lo dico subito, vendere Florenzi per me sarebbe un colpo al cuore clamoroso, io voglio Florenzi per sempre in giallorosso, io qui lo dico e qui non lo nego. Vendere Florenzi per me significherebbe vedere un video sfogo, lo dico subito, ragazzi, io mi sono affezionato in tutto e per tutto ad Alessandrino Florenzi e non posso in alcun modo privarmene. Qual è il problema? Che in questo momento è Florenzi che rompe i coglioni, io non posso non dire questo, ragazzi, è Florenzi che rompe i coglioni. Perché tu, Alessandrino, in questo momento è vero, questo è il momento perfetto per chiedere il rinnovo dopo la semifinale di Champions, è vero, però in questo momento, dopo la stagione fatta, che non è assolutamente eccelsa, tu 4 milioni di euro l'anno non li vali, tu non vali quella cifra spesa. Ho sentito in giro dire, ma la Roma non può dargli quei soldi, la Roma può dargli quei soldi, la Roma ha un tetto ingaggi molto superiore a quello che crede la gente, e non lo dico io perché sono romanista, si vede dal tetto, dal monte ingaggi, si vede, ragazzi, si vede da quello che stiamo spendendo per ogni pastore, prende una cifra molto elevata. Potremmo anche dargliene 6 qualora fosse un giocatore veramente, veramente forte per quello che ha dimostrato nelle ultime stagioni. Ma in questo momento la Roma non è che non può, la Roma non vuole dare ad Alessandrino Florenzi 4 milioni di euro perché in questo momento, per quello che ha dimostrato, non è giusto darglieli. Ovviamente è giusto che l'Inter cerchi, ragazzi, di prenderlo perché diciamocelo comunque: la perdita di Cancelo si farà grossa, sarà pesante. L'Inter dovrà rimpiazzarlo. Ci sono pochi terzini destri. Fra l'altro, Florenzi è molto, molto collegato, molto, molto attaccato a Luciano Spalletti. Può giocare terzino destro, può giocare esterno destro, può giocare davanti, può giocare a centrocampo, può giocare veramente dappertutto. Se lo metti a far panettiere, lo fa insieme alla nonna. Però, ragazzi, sinceramente, io dico che io vorrei tenerlo. A me farebbe rodere il culo. Anche ora l'Inter gioca la difesa 3, quindi i due giocherà con la difesa 3. Ha già detto Spalletti, Skriniar, Miranda e Skriniar, Miranda e De Vrij. Però quei due de facile dovrebbero essere due terzini. Non puoi mettere Florenzi, devono essere due che sanno difendere. Solitamente devono essere due che sanno difendere. Diciamo che dovrebbe essere, fra l'altro, di là c'è Asamoah, quindi a destra servirebbe uno che sta a difendere, perché se giochi con Asamoah e Florenzi sulle fasce c'hai un problema molto serio, perché chi ti difende lì? Cioè tre centrali e nessuno che difende, lì sarebbe abbastanza un problema. Però, ragazzi, ovviamente per l'Inter prendere Florenzi sarebbe un grandissimo passo avanti. A me, ragazzi, roderebbe tantissimo, roderebbe tantissimo, però io non mi vergogno di dire che 4 milioni in questo momento non li vale. Non può prendere quanto magari ha preso un Edin Dzeko, cioè quanto prende un Edin Dzeko, quanto prendeva un Raja Nainggolan a Roma, perché hanno dato di più negli ultimi anni rispetto a quanto ha dato Florenzi. Non è un tappabuchi come molti dicono si sono stancati, si è stancato di essere un tappabuchi. Non lo è, gioca sempre, addirittura gioca perché comunque lui si è sempre sacrificato, ma se l'Inter lo prendesse lo metterebbe lì, a destra. Difficilmente lo metterebbe in attacco, non credo, perché comunque ora ha preso Politano, c'ha Perisic, c'ha Candreva, quindi dubito che poi o deve vendere magari un Perisic, ma comunque Perisic a quanto lo vendi? A 50, visto che c'ha 30 anni. Florenzi quella cifra costa sui 45, 50, toh, 43, che è. Quindi alla fine, insomma, faresti forse una plusvalenza tra acquisto e cessione, che poi di plusvalenza non si tratta, di un 3-4 milioni di euro, però alla fine prenderesti un giocatore più giovane e forse potenzialmente più esplosivo, ma perderesti una certezza uno dei top player della squadra. Quindi forse, secondo me, per come poi si dice in giro, è molto più vicino a rinnovare con la Roma rispetto ad andare all'Inter. Io sinceramente esploderei, ve lo dico subito, esploderei, perché Florenzi, anzi, deve rimanere alla Roma. Florenzi deve rimanere alla Roma. Sono d'accordo con la società, non dargliene 4, 3 va bene, 3 va più che bene, visto che ne prenderà tipo 1 e qualcosa. 3 va più che bene, 4 mi sembra esagerato. Per me 4 è esagerato. Poi io sono romanista, sono tifoso, quindi per me gliene puoi dare pure 8. Se ne dai 8 sono contento e rimane. Però se devo parlare oggettivamente, per quanto dimostrato, in questo momento 4 l'anno lui non li vale. E se facesse i capricci perché non gliene danno 4 l'anno e andasse all'Inter, sinceramente mi roderebbe molto il culo, non solo con la società perché ci sta, ma soprattutto con il giocatore per quello che ha fatto e probabilmente non lo stimerei più, a differenza di Raja Nainggolan che continuerò a stimarlo. Dai Alessandri, a rinnova, dai rinnova Alessandri, rinnova, rimaniamo insieme, rimani con noi, dopo De Rossi siete il capitano, rinnova, dai Alessandri, mi piace il video, ti è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, mi raccomando, sclicca, 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 anzi dice ma sclicalo, sclicca mi piace in questo momento, mi raccomando, iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto, vi ringrazio per la visione, buscia la 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 e ci vediamo sempre ad un prossimo video. Florenzi, rimani,
Rimani, Florenzi, rimani.